Volontario e animatore, professionista e comunicatore, credente con una forte vocazione laicale, martire in un campo di concentramento e da oggi beato per la Chiesa Cattolica. Odoardo Focherini è stato tutto questo e dal 1969 è anche giusto fra le genti per aver salvato oltre 100 ebrei dallo sterminio nazista. Nel 1996 inizia il suo processo di beatificazione e lo scorso anno è Papa Benedetto XVI che autorizza il decreto di martirio in odio alla fede. Nella sua lettera apostolica Papa Francesco lo chiama esemplare testimone del Vangelo. Il Beato Odoardo infatti non esitò ad anteporre il bene dei fratelli all'offerta della propria vita. Nella piazza centrale di Carpi, con sullo sfondo il Duomo ferito dal sisma emiliano di oltre un anno fa, la solenne celebrazione per Focherini ha richiamato una folta moltitudine di fedeli, tutti attirati dalle virtù di una santità dell'ordinario e del quotidiano. Noi abbiamo accettato volentieri questa eredità, in particolare di portare in giro il suo esempio, la sua figura, la sua conoscenza nei tanti ambiti che lui ha attraversato, dall'azione cattolica alla Chiesa, al giornalismo. E questo è l'esempio che portiamo con noi in tutti i luoghi della vita, in quelli in cui il Signore ti chiama, che possono essere i più diversi. Sempre siamo chiamati a dare testimonianza della nostra fede e ad amare i fratelli. Ieri, nel caso drammatico, tragico di Odoardo, oggi in questa situazione di indifferenza, di difficoltà, di tutt'altro genere, eppure tale da richiedere coraggio, speranza sulla sua scia.